Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati. Stamattina vi propongo un altro bel momento di risveglio yoga. Vi invito a prendere posto sul tappetino, a posizionare i vostri piedi a terra, ad aprire bene bene le dita dei piedi, a spalmarle, a sentire il vostro appoggio al suolo. E poi con un movimento delle spalle aprite un po' il petto, girate i palmi delle mani in avanti e posizionatevi in quella che è una postura di ascolto. Prendete qualche momento per entrare dentro di voi in modo consapevole. E fatelo seguendo il vostro respiro, seguendo l'aria che entra dal naso, osservatela mentre scivola nel corpo e poi osservatela mentre abbandona il vostro corpo, respiro dopo respiro. Sentite i vostri piedi poggiati a terra e percepite la cima del capo allungata e agganciata al cielo. E restate in questo spazio. Inspirando, allungate bene le braccia verso il cielo. Distendetevi. Se potete, unite le mani. E nell'espiro ritornate. E ancora, inspiro e salgo. Allungo. Se posso, unisco le mani, trattengo un momento. E nell'espiro scendo. E ancora, inspiro. Ed espiro. E questa volta, inspirando, salite sulle punte dei piedi, allungate bene bene il vostro corpo, puntate in alto. E quando espirate, tornate. E ancora, in. Ed est. Inspiro. Allungo, punto in alto. E nell'espiro scendo. Inspiro. Mantenete gli occhi agganciati, allungate bene e nell'espiro questa volta scendete e portatevi in Uttanasana. Agganciate le mani dietro la schiena, i dorsi delle mani salgono, lasciate la testa cadere e dedicatevi qualche respiro in questo profondo allungamento e distensione che coinvolge tutto il corpo. Inspirando, srotolo, torno al cielo e nell'espiro le braccia tornano a fianco al corpo. Inspiro, allungo ed estendo leggermente il corpo e nell'espiro scendo. Se ho bisogno, allargo le braccia per scendere in Uttanasana. Intreccio. Inspirando, piego le ginocchia. Le mani tornano e mi portano al cielo. E nell'espiro ritorno.
E ancora, in, espando, e nell'espiro scendo. Termino l'espiro. Inspirando, piego le ginocchia, salgo e mi fermo un momento in Uttanasana. Inspiro a lungo e nell'espiro ritorno. In al cielo. Espirando, espando, inarco la schiena. Inspiro e nell'espiro scendo. Intreccio le mani, svuoto completamente i polmoni. Inspiro, Uttanasana. Inspiro ancora. E nell'espiro torno al centro. In allungo e nell'espiro espando. Inspiro ed espirando. Uttanasana, intreccio le mani. Inspiro. Inspiro ancora. E nell'espiro, questa volta scendo di lato in Ardha Chandrasana, la mezzaluna, e lascio che il fianco possa espandersi. Inspiro e torno al centro. E il prossimo ispiro sull'altro lato, Uttanasana. Ardha Chandrasana, mentre le mani portano lontano, una verso terra, l'altra oltre. Inspiro e nell'espiro torno al centro. In al cielo, espando. Inspiro al centro e nell'espiro Uttanasana. Intreccio le mani. Inspirando Uttanasana. Inspiro salgo. E nell'espiro Ardha Chandrasana, mezzaluna da un lato. Inspiro. Ed espiro sull'altro lato. Distendendo tutto il fianco. Inspiro. E nell'espiro unisco le mani e piego le ginocchia. Porto un gomito all'esterno del ginocchio. Mani Manjari Mudra, torsione. E resto. Inspirando lascio le mani unite a scendere e ritorno al cielo, allungo. E nell'espiro, torsione sull'altro lato, piego le ginocchia, aggancio il gomito, guardo indietro. Espando petto e torace e respiro. Inspiro e salgo, allungo, distendo e nell'espiro torno al centro. In ed es. Intreccio. Inspirando srotolo. E mi porto in Uttanasana. Inspiro e nell'espiro Ardha Chandrasana.
Inspiro al centro e nell'espiro Ardha Chandrasana. Inspiro al centro ed espirando torsione da un lato. Inspiro, torno ad allinearmi e nell'espiro torsione sull'altro lato. Inspiro al cielo e nell'espiro torno al centro. Un'ultima volta, seguite il vostro respiro. Lasciate che sia il vostro respiro a guidarvi. Ed espirando poi scendo. Inspiro, inspiro e poi rilasso espirando e ancora in ed esco. Inspiro. E nell'espiro piego le ginocchia, inspiro allineo e nell'espiro inspiro e nell'espiro torno. E accompagno le braccia a fianco al corpo. Osservate ora come sentite il vostro corpo, lo spazio del respiro. Imparate a raccogliere sensazioni. E magari anche qualche emozione. Fate un bel respiro lentamente. E quando tornate, riaprite gli occhi. Sentite come i vostri piedi sono belli radicati al suolo. E quindi possiamo andare a praticare la posizione dell'albero, Vrikarana. Potete appoggiare il tallone alla caviglia, potete appoggiare la caviglia sopra il ginocchio, potete aiutarvi e accompagnare il piede all'interno della coscia, oppure girare il collo del piede all'inguine in modo che il ginocchio possa scendere. Trovate la vostra posizione, mantenete gli occhi belli aperti, agganciati a terra. Il ginocchio che vi sostiene è morbido, il coccige guarda a terra e l'ombelico punta all'interno della pancia, le spalle scendono e lo spazio del respiro è ampio. E ora, come foste un albero, seguite il vostro respiro. Inspirando, osservate l'energia, il prana, salire verso il cielo. E quando espirate, percepite la discesa verso le profondità della terra. E ancora, inspirando, se avete la possibilità, allungate le braccia verso il cielo. E nell'espiro, i rami scendono. E così tutto torna verso il basso, in un continuo dialogo fra la terra e il cielo, dato dal respiro.
E ora agganciate il ramo, agganciate l'alluce con due dita, avvicinate il ramo al corpo e mentre respirate provate a distenderlo davanti a voi. Respirate. Espirando, lentamente tornate e riportatevi al centro. Lasciate andare eventuali tensioni. Sentite il respiro più profondo che si acquieta. Osservate i vostri piedi e vi preparate a spostare il peso sull'altro piede e ad accompagnarvi nella posizione dell'albero. Trovate il vostro centro, sentitevi in equilibrio, bilanciati e poi lasciate che le braccia seguano il vostro respiro per quanto è possibile, andando ad accentuare il movimento dell'energia nel corpo e sottolineando il dialogo tra la terra e il cielo. Ogni volta che inspirate ed ogni volta che espirate, resto a osservare il mio respiro. Vado a prendere il ramo, aggancio l'alluce con due dita e provo a vedere se mi è possibile distendere il ramo. Resto all'interno delle mie capacità, non blocco il respiro. E lentamente, espirando, torno e osservo. Inspiro e allungo verso il cielo. Espiro e scendo verso la terra in Uttanasana. Piego le ginocchia, srotolo. Inspirando torno verso il cielo. E nell'espiro scendo verso la terra. Tempo del respiro. E ancora. In. Ed es. Inspiro ed espiro e lascio che il corpo torni a essere flessibile, morbido, perché possa perdere le rigidità dell'albero, del tronco. Ogni volta che inspiro srotolo la colonna, espando un po' verso il cielo. E ogni volta che espiro, scendo a terra, abbandonando le tensioni. E ancora, in. Ed es. In. Ed es. Inspirando srotolo, torno al centro e nel respiro mi riporto
in ascolto. Portati all'inizio del tappetino e andiamo a fare un bel respiro. Allungati bene verso il cielo e quando espiri scendi in Uttanasana. Inspirando porta la gamba destra indietro, appoggia il ginocchio, allungati scendendo col bacino. Inspiro, distendo le braccia, inarco un po' la schiena e poi spingo sulle dita del piede e sollevo il ginocchio distendendo la gamba dietro. Espirando, riporto le mani a terra, poggio bene il piede e mi ritrovo in Parsva Uttanasana. Lascio cadere la testa, il corpo, distendo. Inspiro, apro il braccio destro, allineo quanto mi è possibile nella posizione di Trikonasana. E nell'espiro torno. In, ginocchio a terra, allungo. Es, spingo sul piede, distendo la gamba. Inspiro e scendo. Espiro, distendo. Inspiro, apro e nell'espiro torno. In, allungo e nell'espiro distendo la gamba. Inspirando, torno e scendo ed espirando, distendo. In, apro lateralmente e nell'espiro scendo. Poggio bene le mani a terra, porto indietro il piede che sta davanti e mi ritrovo nella posizione del cane a muso in giù. Resta qualche respiro in questa postura e ritrova il centro. Ritrova il centro nella distensione. Inspirando, cammina lentamente e ritorna in Uttanasana. Inspiro e srotolo, allungo al cielo. E nell'espiro scendo, Uttanasana. Inspiro, salgo, srotolo, inarco un po' la schiena. E nell'espiro scendo, Uttanasana. Inspiro. E nell'espiro torno giù. Gamba sinistra indietro, poggio il ginocchio, allungo la colonna, inspirando salgo, espando petto e torace, e nell'espiro distendo la gamba. Espirando, poggio le mani e il prossimo ispiro, Parsva Uttanasana. Lascio cadere la testa e il corpo sulla gamba distesa. La mano destra questa volta resta a terra e si solleva la sinistra. Mi apro nella posizione del triangolo, Trikonasana. E nell'espiro torno,
Vasva Uttanadana. Inalo, allungo, espando ed espiro, sollevo ginocchio ed estendo. Inspirando scendo a terra, Vasva Uttanadana. Mentre espiro e inspirando di nuovo, apro. Trikonasana. Espiro. Inspiro, allungo. Espiro, distendo. Inspiro, scendo. Ed espirando, distendo le gambe, mi lascio cadere. Inspiro, apro lateralmente. E nell'espiro, di nuovo Parsva Uttanasana. Inspiro. Ed espirando portate indietro il piede e riportatevi nella posizione del cane a muso in giù. Restate qualche respiro e ritrovate la centralità. Inspirando, ginocchia a terra, allungatevi in preghiera. Braccio a fianco al corpo e restate per un momento ad osservare. Permettete al vostro respiro di restare a livello addominale. Sentitelo riempire, svuotare l'addome. E come sentite il vostro respiro rilassato, srotolate lentamente la colonna e tornate a sedervi sui talloni. Nella posizione dell'eroe Vajrasana. Inspirando, allungo bene il corpo, espando petto e torace. E nell'espiro scendo in preghiera. Inspiro in tigre. E nell'espiro torno in preghiera. Inspiro e mi sollevo in arco. E nell'espiro mi siedo. E ancora, in, allungo. Ed es. Inspiro, tigre. E arrotondando la schiena, espiro, svuoto i polmoni. Inspirando salgo, inarco la schiena e nell'espiro torno. Inspiro e allungo. Espiro e preghiera. Inspiro tigre. E nell'espiro di nuovo preghiera. Inspiro e salgo. E questa volta lascio che una mano scenda verso un tallone e mi apro lateralmente. Resto. Spingo il pube, l'addome in avanti, inarco la schiena. Inspirando torno. E nell'espiro scendo. In tigre. Es. Preghiera.
Inspiro e salgo. E nell'espiro sull'altro lato. Poggio una mano, espando petto e torace e resto. Inspiro e nell'espiro, preghiera. Inspiro a lungo ed espirando torno. In ed es. Inspiro tigre. Ed espirando arrotondo di nuovo in preghiera. Inspiro salgo. E nell'espiro in arco da un lato. Inspiro. Ed espiro. Inspiro di nuovo su e nell'espiro in arco sull'altro lato. Inspiro ed espiro. Inspiro tigre. Espiro preghiera. Inspiro, salgo e nell'espiro torno a sedermi. Fermatevi un momento e osservate. Restate a osservare il vostro respiro. Lo spazio del respiro. E il senso di profondità. Inspirando, allungatevi bene verso il cielo. Ed espirando, riportate le braccia a fianco al corpo. E ritornate nella posizione in quadrupedia. Lasciate le mani sotto le spalle e le ginocchia sotto i fianchi. Inspirate e tornate nella posizione della tigre. Aprite petto, torace, inarcate la schiena, sollevate il coccige, aprite gli occhi, puntateli davanti a voi e sentite la pancia cadere profondamente e completamente verso terra, come fanno tutti i felini. I loro visceri sono in connessione con la forza della terra. Respirate così, lasciando la vostra pancia cadere verso il suolo. Espirando, risucchiate, lasciate che la schiena possa ingobbirsi, portate il mento e il coccige verso il centro del corpo, svuotate completamente i polmoni e l'addome. E ancora, inarcate, aprite gli occhi, puntate lontano e quando ispirate raccoglietevi, svuotate, entrate dentro di voi e al termine dell'ispiro risucchiate l'addome all'interno della pancia. Inspirando rilasciate la pancia e tornate in tigre. E nell'espiro in gatto, svuotate l'aria e poi risucchiate l'addome. Praticate qualche volta Anisari Kriya. Espirando, svuotate bene i polmoni. E quando siete a vuoto, risucchiate ancora l'addome.
Inspiro tigre. Muovete e mettete le mani con le dita a guardarsi, in modo che i gomiti, quando si aprono all'esterno. Mani sotto le spalle, rivolte una verso l'altra. Inspirando, allungo la gamba destra, distendo la gamba. Inspiro, la sollevo bene. E nell'espiro, scendo col petto verso il suolo. Inspiro, salgo col petto, tengo su la gamba alta. E nell'espiro, raccolgo il ginocchio verso la fronte. Svuoto totalmente i polmoni. E ancora, in, allungo, in, sollevo ancora un po', espiro e scendo, inspiro, salgo, e nell'espiro raccolgo fronte e ginocchio vicini, e ancora, in, in, ed espiro. Inspiro e nell'espiro raccolgo. Poggiate il ginocchio, srotolate la colonna e allungatevi nella posizione della preghiera. Inspiro tigre, espiro gatto. Al termine dell'espiro risucchio l'addome. E ancora in ed es. Al termine risucchio l'addome. In ed es. Agni Sari Kriya, risucchio. Inspiro e giro le mani. Ci muoviamo sull'altro lato del corpo, con la gamba sinistra. Inspiro, allungo. Inspiro ancora. Espiro. Inspiro, mi sollevo, mantengo la gamba alta. E nell'espiro raccolgo ginocchio e fronte che si avvicina. In, in, ed es. Inspiro, ed espiro. In, in, ed es. Inspiro ed espiro. Appoggio il ginocchio a terra, arrotondo la colonna vertebrale, mi allungo e distendo nella posizione della preghiera. Portate le braccia a fianco al corpo, rilassate le spalle, rilassate i polsi, rilassate il respiro. Lasciatelo tornare spontaneo, calmo. Inspirando, srotolate la colonna vertebrale e tornate seduti sui talloni nella posizione dell'eroe. Restate con gli occhi chiusi ancora un momento a osservare. Inspiro e salgo al cielo. E nell'espiro riporto le mani alla terra. Aiutatevi mentre intrecciate le caviglie. E riportate sedute a gambe incrociate.
Sistemate la vostra postura, sentitevi comodi, se avete bisogno mettete un cuscinetto sotto gli ischi. Poggiate le mani sulle ginocchia, avvicinate i gomiti e allungate bene la colonna vertebrale. Potete abbassare le palpebre e restare a osservare il mondo interiore. Il vostro mondo che si è risvegliato. Sentite il vostro respiro muoversi nel corpo e percepite questo stato di unione, di connessione tra il corpo, il respiro e la mente, che sviluppano quella sensazione di piacere e di calma nel restare. Fretta e frenesia non sono presenti. C'è piuttosto il desiderio di vivere qualche momento appagante, pieno. Portate la vostra visione sullo schermo fra le sopracciglia. Sollevate leggermente lo sguardo interiore e considerate che ora avete tutto il giorno davanti a voi. E quindi potete sicuramente esprimere un intento, un proposito per questa bella giornata da vivere. Potete immaginare di fare un passo, osservare il vostro piede nudo che si appoggia al suolo, la spiaggia, la riva del mare, un prato fresco, un sentiero. Ovunque la vostra immagine vi porta, il vostro piede che si appoggia, la sensazione di piacere che respirate. E poi dopo quel primo passo l'altro piede segue nella stessa direzione. Appoggia il tallone un po' più avanti e poi la pianta del piede fino a tutte le dita. Dopo il primo passo, il secondo passo lo segue. E poi ancora, un passo dopo l'altro, lasciando che i piedi possano spingere e sospingere al passo successivo, mentre create il vostro sentiero. Osservate questi passi come l'intento, il proposito che prendete oggi nella vostra giornata. Il primo passo vi dà la direzione. Sceglie il cammino, il percorso da seguire. Osservatevi per un momento mentre camminate.
Om Shri Gurubhyo Namaha. Inspirando, allungate bene le braccia verso il cielo, unite i palmi, fermatevi un momento. E nell'espiro ritornate al cuore. Om Shanti. Vi auguro una splendida giornata. Ci ritroveremo qui a praticare ancora insieme. Namaste. Grazie.